Per esempio, ci sarà tutta una serie di eventi, porteremo gli scolari, gli studenti delle scuole elementari in piazza, si cimenteranno in lezioni all'aperto, ci saranno momenti di convivialità, ci saranno momenti di svago, ci saranno degli spettacoli. Certo, non è un festival, quindi gli spettacoli, il momento di musica non sono il fine, ma sono uno strumento per portare la gente a vivere quello spazio in maniera diversa rispetto al solito. Uno spazio tra l'altro molto importante per la città, perché al centro abbiamo il Monumento ai Caduti, che merita una diversa valorizzazione rispetto a quello attuale, cioè quello di spartitraffico. Non è uno spartitraffico, è un monumento molto importante che merita dignità. Ecco, via Cavallotti o via Montebello? Via Cavallotti ha già una destinazione. E via Cavallotti, dopo l'esperimento dell'anno scorso, anche quello, un importante esperimento di urbanismo tattico, verrà riqualificata insieme a via Bramante, diventerà ZTL, quindi la ZTL si allargherà in quella direzione. Non c'è nessun problema viabilistico, perché la viabilità rimarrà sostanzialmente inalterata. Quando partirà? Siamo attualmente nella fase della progettazione. Tra settembre e ottobre dovremmo concludere la progettazione, condivideremo il progetto con i cittadini, dopodiché ci saranno da appaltare i lavori, per cui io credo che prima dell'estate 2024 via Cavallotti e via Bramante saranno già fruibili nella nuova conformazione.